Allora, ragazzacci, pogo notomaniaci, video breve breve, veloce veloce, vado ad armare il mio sciavettino, il mio vanta, compagno delle mie sbarbatelle mattutine. La lametta che sto inserendo dovrebbe essere una Gillette 7 o'clock che ho spezzato poco tempo fa. Allora, rasoietto armato. Il mio saponcino arco che uso per le rasature rapide al di là dei video. Addio, cosa usare ancora? Cosa dire ancora? Eccolo qua, il mio sbarbino, pennellino di sbarba, quello extra backbone. Perché questo video così veloce, veloce? Tanto vabbè, comincio domani la settimana con una barba quasi appena fatta, ma soprattutto per chiarire un concetto. Ieri ho fatto un video con questo gel, no, gel, sì, vabbè, gel detergente barba e viso. Siccome mi stanno arrivando un sacco di messaggi sul come usarlo, se va bene come pre-barba, se ecco, va bene come sapone, ragazzi, io direi di no. Io direi di no. È un esperimento che ho fatto. È una cosa che al limite si può usare nel caso in cui non avessimo a disposizione altri prodotti, perché l'INCI, come ho scritto a qualcuno, non è proprio, anzi, è lungi dall'essere l'INCI di un sapone da barba, quindi non vorrei che possa andare a creare alla lunga problemi o irritazioni, anche perché insomma ce n'è un bel po' dentro lì e penso riesca a garantire molte molte rasature. Lo userò, proverò a usarlo come brushless su parti insignificanti del viso, parti molto piccole, magari quando mi farò ricrescere il pizzetto, ma ecco, ci tengo a precisare che ne sconsiglio l'utilizzo sia come sapone sia come pre-barba, a maggior ragione come dopo barba, quindi con la pelle stressata dalla rasatura. Sapone arco tallovato, sapone che le prime volte che lo utilizzai non mi piacque né per il profumo né per la resa. Infatti è un sapone secondo me sì, tallovato, però rapportato ai tallovati odierni, moderni, insomma, questo scompare sostanzialmente a livello qualitativo, ma costa veramente poco. Poi abbiate pazienza, è il sapone che utilizza il mio professionista preferito, Ergo Barber Turco. Lui fa delle insaponate, mamma mia, estremamente acquose. Anzi, io questo arco l'ho quasi finito, ma ne ho ordinato, cioè ne ho comprato un altro in stick, perché questa è la versione in scatolina, credo che su sbarba fosse esaurito. Quindi rasatura rapida. Quello che dovevo dire l'ho detto. Oh. Ecco, faccio notare questo passaggio, sempre studiando Barber Turco e un altro che sto seguendo che è Barbar Bay, qualcosa del genere. Io ho sempre fatto con la mano destra questo, oppure usavo la sinistra sul lato sinistro. Vabbè, loro utilizzano la mano destra in questo modo qua. Comunque è estremamente funzionale, probabilmente più semplice. Ormai ci ho fatto l'abitudine e risulta essere anche decisamente veloce. Ma ribadisco, non cercate assolutamente la velocità con lo sciavetto, lo dissi già in un altro video. Questo lo faccio perché dovevo comunicarvi appunto il fatto di non utilizzare quel prodotto come prodotto specifico per la rasatura e nel contempo ne approfitto per fare una sbarbatina.
veloce veloce, che altrimenti avrei dovuto fare domani mattina. Ok. Io Chavette faccio un solo passaggio. Chavette vanta abbastanza sicuro. Questo è il modello mezza lama. Esiste anche un modello lama intera, più pesante, con innesto a baionetta. Costo irrisorio, è uno Chavette che consiglio e che ho consigliato ai quali volessero cimentarsi con l'utilizzo di questo strumento, ma un po' più sicuro, ribadisco, per via del fatto che la lama è protetta ai bordi. Ma ricordo lor signori che è comunque uno Chavette. Ok, per me rasatura terminata, sciacquatina al viso, un filo di dopobarba e ci salutiamo. Eccoci qua. Allora, dopo barba, beh, quello di ieri è rimasto qui, il denim mask che sta proprio per finire, lo riacquisterò. Eccoci qua, quindi vediamo un po'. Sapone. Eccolo qua, ho riacquistato lo stick, sapone Arco, sapone turco che fa anche rima. Sciavettino vanta, adesso gli do una pulitina. Eccolo qua, veloce veloce. Una passatina della lametta all'interno del sughero. Utilizzerò, anzi no, mi sa che... Siccome devo utilizzare Mjolnir sabato prossimo, tolgo la lametta, la butto, lo asciugo e via dicendo. Come sapone, ribadisco, Arco, ma la saponetta. Io ho sciacquato la schiuma e ora lo metto qui ad asciugare. Pennellino che ho utilizzato nel video. Eccolo qui, sbarbino, manico in alluminio pieno, ciuffo Zenith però inserito maggiormente all'interno del manico per aumentarne il backbone e rasatura conclusa con denim mask. Quindi mi raccomando, ragazzi, non usatelo come sapone da barba abituale, non usatelo come pre-barba perché è un gel per la detergenza della barba e del viso. Questo vi dovevo dire, questo vi ho detto. Buona settimana a tutti, ci vediamo sabato prossimo con il Mjolnir su una barba abbastanza lunga. Ciao da Andrea, dal canale di Pogonautomania e come sempre fate i bravi. Ciao!